Ecco, siamo qui davanti all'ospedale San Gerardo di Monza, insieme all'ideatore di questo evento 24 ore per la vita, Giorgio. E come ti è venuta questa idea, Giorgio, e spiegaci un po' questa preghiera per la vita di 24 ore che hai ideato qui davanti all'ospedale? Non è solo qua, è una preghiera che si sta svolgendo in tante città italiane, proposta dall'associazione No 194 e dalla mia associazione Ora te lavora in difesa della vita. Siamo qua a pregare, come in tante parti d'Italia, appunto, per in riparazione del grave delitto dell'aborto e dell'eutanasia. Per riparare questo delitto, che è pagato dai contribuenti con una legge dello Stato che noi stiamo cercando di abrogare con un referendum. È importante perché è il gioco futuro dell'Italia, perché una nazione che uccide i suoi figli è una nazione che non ha futuro, dice Papa Giovanni Paolo II. Giorgio Celsi, tu sei un infermiere, vero? Sì. E la tua esperienza come ti ha portato su questa strada, la tua esperienza professionale? Perché il nostro compito è quello di salvare le vite e di curare i malati e non certo quello di sopprimere i bambini o i malati nei letti degli ospedali, come è successo per Eluana. L'ospedale deve essere un luogo di vita speranza, non un luogo di morte. Ci sono tante persone che pregano, staremo qua fino a domani mattina alle 9, perché è una 24 ore di preghiera. La rifaremo tutti gli anni, perché è una testimonianza forte, abbiamo bisogno di preghiere. Come mai c'è una incidenza così alta nell'aborto anche dopo tanti anni, che comunque si è visto tutti i danni che provoca anche alle stesse persone che lo praticano? Perché ormai c'è una legge che ha banalizzato il male, no? Da 35 anni, una legge che favorisce una mentalità contro la vita, perché legalizza il male. E noi non possiamo accettare una legge che uccide 135.000 bambini ogni anno, solo in Italia. Il dato è in crescita? Sì, perché rispetto alle nascite è diminuito, però si sono ridotte le nascite, quindi il rapporto sono aumentati gli aborti. E poi sono aumentati molto gli aborti di donne extracomunitarie, che ormai stanno arrivando al 40%. Se non fosse meglio usare i soldi per curare le malattie, non per uccidere i bambini. È vero che alla base della maggioranza degli aborti ci sono motivi economici, e che però se una donna partorisce un bambino in ospedale e non ha la possibilità economica di mantenere questo bambino, la legge permette di lasciarlo in ospedale e senza fare nessuna domanda alla donna che lo lascia una volta partorito? Sì, c'è una legge che dice che entro 24 ore il bambino che viene lasciato in anonimato da una donna in ospedale, che non viene riconosciuto appunto questo bambino, deve essere adottato entro 24 ore. Il problema è che per gli ospedali ormai l'aborto è un business, e guadagnano sulla pelle di questi bambini. E infatti non fanno conoscere spesso gli aiuti che una donna potrebbe avere, quindi non la rendono libera di decidere, perché se tu non dici a una donna che ci sono centri di aiuto alla vita che la possono aiutare, che ci sono progetti regionali come il progetto Nasco, come fai a dare la libertà a una donna di scegliere? La indirizzi solo verso la morte, e tutto perché l'ospedale deve far quadrare i conti. Come ripeto, l'ospedale deve essere un luogo di vita. Quanto ricava un ospedale mediamente da un aborto? Sono dai 3 ai 5 mila euro a seconda. Ah.
Quindi i contribuenti spendono i loro soldi per sopprimere i bambini che domani avrebbero favorito la nostra economia, perché sono tutti bambini che non abbiamo più. Siamo una nazione di vecchi, di anziani, di diciamo che la nostra è una società delle badanti ormai, dei nonni senza nipotini, e non possiamo permetterci, non avremo futuro se andiamo avanti così. Quindi crediamo più nella vita e difendiamo la vita se vogliamo avere un futuro. E Giorgio Celsi, tu hai fondato un movimento che si chiama? Oret Labora in difesa della vita, e sono vicepresidente della No 194. Presidente è l'avvocato Guerini. Stiamo promuovendo un referendum per abrogare questa legge o ridurla. Quindi chiedo l'impegno di tutti, se vogliamo avere un futuro, di togliere queste leggi inique, perché sono leggi che legalizzano l'omicidio e non possiamo accettarle né davanti a Dio né davanti agli uomini. Grazie a Giorgio Celsi e in bocca al lupo per la sua attività.